La prima base, no? Diciamo di una piccola parte primordiale. Questi sono i comandi, ve li faccio vedere uno per uno, che servono sia per disegnare, sia per fare figure semplici o composite. Ogni figura può a sua volta essere modificata con quegli strumenti di nodo. E questo è per scrivere. E questo dai gradienti, questo per gli colori, perché poi si può giocare anche proprio sui riempimenti, se si vuole dare gli sfondi. E questo invece è il sistema per salvare. Allora, lo potete salvare, mettete il nome chiaramente, e il formato, per esempio, può essere PNG. Oppure questo programma vi dà la possibilità anche di trasformarlo direttamente in stampa su file, quindi in PDF. Chiaramente gli mettete il nome, scegliete dove metterlo, che so, che sia così sul desktop, e si fa stampa. Quindi a questo punto, quando si arriva alla fine, ci siamo trovati un documento che riporta la carta, tutte le sue indicazioni, e può essere sia nei vari formati che meglio preferiamo. Ora vi faccio vedere invece un'altra cosa che ci ha comportato all'inizio qualche difficoltà, perché appunto noi avevamo i simboli. I simboli ce li siamo scaricati, però purtroppo non erano di ottima risoluzione. Quindi, vedete, questi sono nei vari formati, sono in GIF, sono in PNG, sono quelli classici che si trovano sui itinerari turistici, cioè sono proprio quelli programmati. Vedete come sgranano? Chiaramente una base del genere avrebbe fatto un brutto effetto. Quindi a questo punto c'è uno strumento di questo programma che dà la possibilità invece di trasformarlo in tracciato. Ora, non l'abbiamo usato per questo, ma si può usare per qualunque cosa. Queste sono immagini abbastanza semplici, sono monocromatiche. Decidete voi il tipo del numero delle scansioni, perché quanto più scansioni avete e quanto maggiore è poi il dettaglio del disegno. E ora, se vedete, ci siamo trovati un'altra immagine. Qui c'è anche la cornice, può essere elevata, ora qui per praticità se la facciamo tutto insieme, perché potete fare il simbolo e poi chiaramente il riquadro si può fare con lo strumento poi che abbiamo specifico per fare il quadrettino. Vedete la differenza? Chiaramente il tipo di disegno ha un pochino perso, è diventato più arrotondato, però alcuni simboli sono diventati più simpatici, secondo me. Questa è un'altra prova, sono pisciolini, anche queste qui, se guardate la differenza, questo è vettorializzato, e questo qui invece è nettamente sgranato. Anche una massima grandezza non crea problemi. Guardate qui il caso della biciclettina, anche questo si rifà il tracciato, gli si mette un po' di più perché sono tanti segni anche molto più sottili, e si ricrea la seconda immagine e viene di dettaglio. Sembra quasi disegnata col pennino a china. Questa solo sarebbe brutta da utilizzare. Poi, sempre per questo discorso della vettorizzazione, vi è fatto sulla base di questi disegnini, ma tenete conto che potete fare su qualunque cosa. Allora, le singole immagini non è che poi una volta vettorizzate rimangono così, cioè le potete chiaramente a sua volta rimodificare, cioè tutti quei nodi, piccoli nodi che si vedevano prima ritracciati, no? Tutti quei quadrettini che potevano modellare la forma, sono anche in questo disegno. Quindi, se voi volete personalizzare le singole linee, anche correggerle,
Vedete, quei singoli strumenti si modificano. Tenete conto che una cosa del genere si può fare, che so, che tipo sulle scritte. A volte si trovano quelle scritte particolari, no? Tutte un po' a forma composita, modellata. Perché usando, partendo da un tipo di strumento vettoriale, a questo punto non è una semplice immagine, è tutta una serie di punti che servono per poi essere modificati. E poi qui vado un po' più avanti, guardiamo un pochino, vorrei fare, vedi, questi sì, vedi come sono tutti dettagliati. Per non essere ripetitiva, vi volevo far vedere che addirittura si possono anche cambiare. Vediamo un po', tanto questo qui più o meno sono sempre gli stessi strumenti. Cioè, essendo appunto così vettorializzato, ora poi lo potete trasformare anche all'interno come campitura. Gli potete dare i singoli colori. Poi, ecco, vedete? Cioè, andate sulla barra e cambiate in sostanza. Questo è diventato blu ora. Quindi, questo è un piccolo esempio, no? Però tenete conto a quante versioni versatili magari la potete usare. E poi cosa si fa? Si può esportare l'immagine, in questo caso si rifà in PNG e si fa esporta. Col comando esporta di Vivi si crea un nuovo file. Ecco. Fatto questo, vi voglio far vedere velocemente qualche schermata di queste cose che poi in pratica sono venute fuori. Vediamo un po' se mi s'apre. Allora, tenete conto, questa è quella generale e questa l'abbiamo pensata grande perché poi se la stampiamo diventa più impieghevole, no? Quindi abbiamo dato l'inquadramento generale con la parte che fa vedere anche le distanze dalle singole località che sempre possono essere visitabili, no? Quindi gli altri comuni. Questi sono i percorsi, cioè la viabilità principale, questi sono tutti i simboli che danno poi informazioni sulla carta. Ecco, il retro invece è così più illustrativo, no? Del territorio, quindi abbiamo inserito anche delle immagini. Abbiamo cercato di ridurre le scritte in modo che almeno per il momento evitiamo il problema della lingua, anche se poi ora proveremo a farle anche chiaramente in inglese in qualche modo, in qualche lingua diversa. Comunque almeno la parte iconografica la capiscono subito tutti. Poi un altro, ecco, per esempio qui c'è stato un lavoro fatto con la consulta del turismo, cioè abbiamo tutta una serie di persone di volontariato, qui c'è un nostro caro amico che ci ha aiutato, è un esperto di bird watching, che ci ha aiutato a individuare i percorsi che possono essere visitabili dove ci sono, c'è questa attività. Poi abbiamo fatto la parte descrizione dei vari percorsi. Queste sono le colline che abbiamo sperimentato l'altro sabato, si è fatta una giornata, sono venute 100 persone. Quindi si è fatta la prima prova della cartina. Ecco, dietro è il primo tentativo di descrizione dei singoli itinerari, quindi vedete che la composizione non è solo grafica, chiaramente è anche nella parte scritta e con tutto quel sistema di linee guida che vi aiutano a in qualche modo a inquadrare la pagina, riuscite a allineare tutti i testi. Poi, questa è, abbiamo messo tutte le guide escursionistiche. Questa è la cartina dove ci abbiamo messo i ristoranti. Vedi, ci sono anche questi bimbini che in qualche modo vogliono
dare subito l'idea di della carta, di cosa si tratta. E questi in fondo, sebbene sono tutti simboli di tutte le associazioni di volontariato che in pratica hanno collaborato a questo tentativo, ecco. Questo è dove, quindi dove si mangia, ci sono tutte le elenco, anche qui vedete la possibilità di fare gli sfondi, vedete quante varietà, la scelta di colore, perché poi con gli schermi riuscite a fare trasparenze, riuscite a fare l'effetto sfumato. Cioè, però ci prendete la mano è facile. Le scritte in pratica partono da, vabbè, chiaramente dalla lettera da tiro scritta, no? Però poi, con quello strumento che facevo vedere prima di carattere, potete trasformarlo e quindi avete, lo fate più cicciottello, ecco, per intendersi. Ecco. Questo è il mare, con i vari percorsi per arrivare alla spiaggia, e queste invece sono le orchidee, ci hanno dato qui il WWF, ci ha dato le immagini che in pratica rappresentano queste particolarità di piante spontanee che potrebbero essere viste con l'aiuto di questa piccola cartina. Io ho finito! Ah sì, ecco, lo trovate sul nostro sito, sul sito di Vecchiano, se ci volete andare a vedere le scaricate. E quindi avevo fatto una cosa, diciamo, con il sistema open source e soprattutto l'abbiamo fatto con la Creative Commons, quindi vuol dire che tutti lo possono scaricare gratuitamente e se lo possono stampare, se vogliono lo possono anche rimodificare, quindi a questo punto è libero.